Rispetto all'identificazione delle vittime, quindi ai nomi dei deceduti, sappiamo già che ieri sera la prefettura di Ascoli ha pubblicato la lista dei 46, la prefettura di Rieti sta completando alcuni controlli e a breve dovrebbe pubblicare la lista che stiamo aspettando. Per quello che riguarda i feriti, il numero complessivo di feriti ospedalizzati è 387. Stiamo parlando di ospedali delle Marche, dell'Abruzzo e del Lazio. Significa che sono feriti passati dagli ospedali, ma molti sono stati dimessi. Quindi il lavoro adesso che stiamo facendo è di verificare quanti sono ancora attualmente ricoverati. Quindi il dato che vi do è un dato complessivo di chi dall'inizio della gestione dei feriti è stato ospedalizzato. Complessivamente la popolazione che ha usufruito di questa disponibilità è pari a circa 2.100. Chiaramente unità più, unità meno, ma questo è il numero, a fronte di una disponibilità complessiva di 3.500 posti già immediatamente disponibili. Quindi 3.500 posti letto disponibili, sempre nelle stesse aree, 2.100 quelli effettivamente utilizzati. Direi che complessivamente queste sono le informazioni aggiornate, a cui si aggiunge quello che dovreste già conoscere, e cioè l'esito dello stato del Consiglio dei Ministri di ieri sera, con cui è stato dichiarato lo stato d'emergenza per questo sisma dell'Italia centrale. Immediatamente dopo il sisma c'è stato un provvedimento d'urgenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha dichiarato uno stato di grave compromissione di vita, e che quindi ci ha consentito immediatamente di operare come un'emergenza nazionale, ma ieri il Consiglio dei Ministri ha invece dichiarato nelle modalità classiche lo stato di emergenza. A valle del Consiglio dei Ministri, sapete che il Presidente ha annunciato che verrà proclamato anche lutto nazionale in corrispondenza, in concomitanza poi dei funerali, così come invece il Ministero dell'Economia e delle Finanze è al lavoro per adottare quel decreto che consente il differimento dei tributi nei comuni che sono stati interessati dall'evento. È un fenomeno normale, non c'è una casistica unica e ripetibile. Ogni terremoto ha le sue caratteristiche, si tratta di fenomeni complessi che ogni volta interessano strutture diverse, più strutture contemporaneamente, quindi non possiamo far riferimento a un qualcosa di standard. Ogni fenomeno è a sé stante, quello dell'Aquila ha avuto una lunga preparazione, questo invece è partito con il primo evento più forte degli altri e sta seguendo con uno sciame molto lungo. Qualsiasi cosa diciamo è speculazione pura, insomma, non siamo così, non abbiamo conoscenze così forti, approfondite del meccanismo dei terremoti per poter fare stime di È che cosa anche potrà difficile accadere. ipotizzare, mi perdoni, quando si attenuerà questo sciame sismico, giusto? Il discorso è lo stesso, sì, non possiamo fare nessun tipo di speculazione. Senta, Noi facciamo delle valutazioni sulla base delle dimensioni della faglia, per cui una faglia di una certa lunghezza ipotizziamo che carichi una certa quantità di energia e quindi quando poi si muove scarica questa energia, però sono calcoli matematici che non sempre poi vengono confermati dai fatti, insomma.
A proposito di faglia, sugli organi di stampa questa mattina sono uscite anche le parole dell'esperto Antonio Moretti, che parla, per tornare al discorso più propriamente abruzzese, della Valle Peligna e della faglia sul Monte Morrone, la più grande d'Italia, ha detto Antonio Moretti, e che secondo l'esperto prima o poi si attiverà. Ecco, per rimanere all'Abruzzo, noi possiamo temere qualcosa a stretto giro? Dobbiamo temere? Quanto possiamo temere? Allora, la faglia del Morrone, come dice Moretti, è una faglia di grandi dimensioni che, dai calcoli a cui accennavo prima, dovrebbe aver esaurito la sua ricarica, cioè si è caricata, quindi da un momento all'altro può dare una rottura elastica. Però questo da un momento all'altro va riferito sempre ai tempi geologici. Si stima che questa faglia abbia un tempo di ricarica di circa 2000 anni. Dalle analisi storiche ci dicono che probabilmente un terremoto del primo secolo d.C. è attribuibile a questa faglia, per cui i 2000 anni sono grosso modo terminati. Quindi da un momento all'altro potrebbe esserci questa scossa, ma potrebbe anche non esserci, o aspettare 100 anni o 80 anni. Si fa sempre riferimento a calcoli, come dicevo prima, matematici, numerici, che non possono tenere conto di tutte le infinite variabili che ci sono in un meccanismo così complesso come quello della fagliazione. E poi ci dobbiamo sempre ricordare che si parla di tempi geologici e non umani. Quindi un breve tempo può essere 50 anni o 80, rispetto alla nostra vita può essere capitarci dentro o non capitarci dentro. Quindi non abbiamo certezze. Certamente è una faglia che ha una pericolosità molto elevata, ha un potenziale di attivazione molto alto, questo sicuramente. Diciamo che in questo senso bisogna fare una differenza tra il nostro tempo, quello umano, e quello delle ere geologiche. Forse in questo senso potrebbe la paura essere motivata, sì, ma non a stretto giro. Sì, però c'è da fare anche un altro discorso. E qui bisogna necessariamente aprire anche un discorso che si ricollega anche al terremoto, purtroppo, di Amatrice. E con la consapevolezza di quello che ho appena detto, che c'è una elevata potenzialità che accada un terremoto a Sulmona, così come è successo adesso a Amatrice, può succedere da altre parti. Cosa si fa in Italia? Io ho appena visto caserme dei carabinieri completamente inagibili, ridotte malissimo, ospedale crollato e via dicendo. Cosa si è fatto anche a Sulmona? Chiediamoci questo, chiediamolo anche agli amministratori locali, chiediamogli di prendersi la responsabilità del ruolo che ricoprono. Io penso che in Italia, se non facciamo questo salto di qualità, di assumerci la responsabilità dei nostri ruoli, anche con azioni forti, eclatanti, rimarremo sempre in questa situazione tristissima di continuare anche a contare morti, veramente morti per la stupidità umana, veramente, non per cataclismi. Essere qui ad Amatrice veramente colpisce, una volta che si è acquisita questa consapevolezza, colpisce veramente troppo. Anche se poi, insomma, abbiamo tutti negli occhi le immagini della scuola di Amatrice ristrutturata e messa a norma almeno sulla carta nel 2012, che però ha avuto più o meno lo stesso destino di case molto più datate. Quando parlavo di assumersi la responsabilità, c'è anche questo. Anche nel terremoto dell'Aquila abbiamo visto che le azioni sismiche attese dalla normativa, cioè quello che ci dice che la normativa tecnica che ci dice che la possibilità, la forza, diciamo, del terremoto in realtà è molto superiore, cioè molto inferiore a quello che poi si è verificato realmente con il terremoto. Qui ad Amatrice sembra la stessa situazione, almeno da una prima stima degli accelerogrammi registrati dalla rete accelerometrica nazionale. Quindi anche questo è un altro aspetto, dobbiamo seriamente affrontare anche questo problema, cioè progettiamo realmente in sicurezza o no?
Sin dall'immediato post-sisma che ha colpito Amatrice ed altri comuni e frazioni umbri e marchigiani, il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente ha lanciato l'appello. Subito a disposizione 250 alloggi del progetto Case per gli sfollati che ne avessero bisogno e ne facessero richiesta. E a 2 giorni dalla tragedia che ha colpito il centro Italia e commosso il mondo intero, arrivano già le prime assegnazioni. Abbiamo ricevuto delle richieste da parte dei cittadini di Amatrice ed Accumuli di mettere a disposizione immediatamente l'ospitalità e siamo ovviamente in contatto con il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale e in accordo con loro stiamo procedendo a delle prime assegnazioni emergenziali. Ovviamente gli elenchi di queste persone che ci accingiamo ad ospitare verranno poi trasmessi al Dipartimento per il necessario raccolto. Molti ricordano le polemiche dei mesi scorsi e delle scorse settimane legate al progetto Case. Centinaia di alloggi sono sotto sequestro perché costruiti male e ultimamente è riesplosa la grana delle maxi bollette per le utenze. Una questione, quella della rendicontazione dei consumi, di cui ora non si parla, come è normale che sia in una fase di emergenza, e di cui probabilmente si farà carico, chiaramente per gli sfollati di Amatrice ed Accumuli, la Protezione Civile. Per il momento è un'assegnazione di carattere emergenziale che viene in ogni caso assicurata nelle more di tutti gli accordi che interverranno con il Dipartimento di Protezione Civile, che comunque è al corrente di quello che stiamo facendo. Da 2 giorni è aperto 24H per fornire assistenza tecnica e supporto agli operatori e associazioni di volontariato intervenute per il terremoto che ha colpito il centro Italia, oltre che per monitorare la situazione in città, perché il mostro del terremoto ha devastato i paesi dell'Amatriciano e dell'Ascolano, ma dal 2009 ha lasciato profonde ferite anche all'Aquila, dove si è subito attivata la macchina per fornire sostegno a coloro che ne avessero avuto bisogno. È iniziato immediatamente, il COC alle 4 era già costituito, avevamo già tutte le funzioni attivate e un numero di personale alle 4 già di 30 persone, perché tutti quanti si sono attivati e sono arrivati immediatamente. Quindi abbiamo attivato tutta quanta la struttura, da una parte la struttura legata proprio al comune e dall'altra parte tutto il mondo del volontariato, perché immediatamente abbiamo presidiato tutte quante le aree di attesa più importanti del comune dell'Aquila, in particolare nel centro storico, in maniera che ci fosse un punto di riferimento per la popolazione e avessero subito delle informazioni coordinate da noi. Eravamo coordinati via radio con i volontari già dalla sera precedente, perché erano stati tutti quanti attivati per la perdonanza, e quindi abbiamo avuto immediatamente il riscontro con tutte quante le nostre organizzazioni. Quindi abbiamo aperto anche delle aree di accoglienza, perché Murata Gigotti e Piazza d'Armi erano già pronte ed operative già alle 5:30 come punto comunque di accoglienza per la popolazione che avesse avuto bisogno di informazioni e anche di qualche genere di prima necessità. L'aeroporto di Preturo alle 5:20 era già operativo e quindi sono cominciati ad arrivare i soccorsi anche attraverso l'aeroporto. Da qui si coordina anche l'invio degli aiuti e dei beni di prima necessità, anche se dalle zone del terremoto l'invito è quello di non inviare ulteriormente cartoni e casse di vivere scatolame, perché i centri di raccolta sono stracolmi, grazie all'enorme solidarietà che hanno dimostrato tutti gli italiani. Attualmente nelle zone terremotate arriva la notizia di non portare più niente, in quanto i beni di prima necessità sono già le necessità abbastanza soddisfatte, quindi evitiamo di incolpare fare magari ulteriormente il sistema. Dopo i concerti e le manifestazioni legate alla perdonanza celestiniana, salta anche la maratona jazz prevista per gli inizi di settembre. A darne notizia sono il sindaco Massimo Cialente e il musicista e direttore artistico del festival Paolo Fresu. Fresu ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un messaggio in cui afferma: «Siamo tutti sconvolti e addolorati per questa nuova tragedia», riferendosi al sisma che ha colpito Lazio, Marche ed Umbria. «È davvero difficile scrivere qualsiasi cosa. Tutti i musicisti italiani di jazz con la quale abbiamo organizzato lo scorso anno la grande maratona all'Aquila, insieme all'iJazz e alla Casa del Jazz, vuole unirsi alle persone colpite dal terremoto. Stiamo ora pensando a come portare avanti e direzionare il nostro supporto. Non crediamo ci siano le condizioni perché si mantenga l'evento Il Jazz Italiano per l'Aquila, previsto dal 2 al 4 settembre prossimi. Stiamo riflettendo su come usare quello straordinario strumento poetico e creativo per la solidarietà, in modo da abbracciare non solo gli aquilani, ma tutte le persone coinvolte da questo nuovo drammatico avvenimento.
Sui media, il primo cittadino dell'Aquila, Massimo Cialente, ha spiegato come l'evento si terrà a Roma, ma con la promessa del ministro Franceschini che la kermesse tornerà nel capoluogo abruzzese nel 2017 e nel 2018.